Salve, buonasera a tutti. Sono Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della Sera e questa sera ho il piacere di fare una chiacchierata con Gianluigi Bonanomi, autore di Sharenting, un libro davvero interessante di cui abbiamo parlato esattamente un anno fa per la prima volta a margine degli Stati Generali della Scuola Digitale. Ciao Gianluigi, un momento davvero piacevole, quello in cui mi raccontò di questa sua ricerca che stava effettuando su questo fenomeno di cui si parlava davvero poco, invece anche grazie al suo libro finalmente si stanno evidenziando tutta una serie di aspetti e di risvolti, anche un po' inquietanti, di cui spero parleremo nei prossimi minuti. Cosa parliamo? Cos'è lo sharenting? È sostanzialmente la condivisione di foto, di immagini dei propri figli sui social network, un'abitudine innocua che adottiamo quasi costantemente senza accorgerci assolutamente di che cosa possa significare. Mi ha colpito oggi proprio leggere testimonianza di un giudice onorario minorile, la Ganella, che parlava invece dei pericoli che la condivisione di queste immagini può comportare, non solamente il pericolo banale di una divisione di queste immagini, di queste fotografie, di questi video dei nostri figli che crescono praticamente sotto gli occhi sociali di tutti, ma anche pericoli da un punto di vista penale. E risvolti, appunto, come dicevamo, che possono essere anche davvero pericolosi. Gianluigi, com'è nata l'idea di questo progetto? Direi che assolutamente mi devi raccontare proprio ciò che mi raccontavi un anno fa a Bergamo. Sì, Valentina, innanzitutto è un piacere di rivederti perché effettivamente ti ho pensato ieri quando c'erano gli stati generali della scuola digitale perché a margine di quell'incontro ti avevo raccontato di questo progetto, però chiaramente poi è cambiato il mondo perché la genesi di tutto questo è più o meno appunto in quel periodo. Io quando ti ho incontrata stavo scrivendo questo libro e avevo concordato con Mondadori l'uscita nella primavera del 2020. Peccato che nel frattempo è successo qualcosina e tra febbraio e marzo chiaramente è venuto giù il mondo. Da questo punto di vista, io credo che per me non sia stato un grosso problema, nel senso che comunque, sai, non è il mio obiettivo quello di vendere il libro e fare le presentazioni e tutto. Il mio obiettivo era far conoscere un argomento che mi stava particolarmente a cuore e che mi sta a cuore da quando sono diventato papà, ormai 8 anni fa, per la prima volta. Beh, a un certo punto però abbiamo visto che il libro comunque aveva ancora più senso. Perché? Perché le persone chiuse in casa non avevano più l'occasione di fotografare e condividere altre realtà, altri soggetti che erano solitamente relativi al lavoro, allo svago, alle gite, al ristorante con il piatto fotografato immancabilmente prima di addentarlo. Qualcuno che non sa fare le foto di cibo fa la foto dopo averlo addentato e non va bene. Comunque, al di là di questo, le persone chiuse in casa non avevano tanti soggetti da condividere, ma uno dei soggetti più belli era sicuramente quello dei figli, perché effettivamente per un genitore oggettivamente cosa c'è di più bello? E da questo punto di vista il problema è cresciuto. C'è stato, come giustamente dici tu, questo giudice onorario che oggi ha rilasciato questa intervista, racconta che la pandemia è stato un aggravio del problema, che comunque esisteva, che comunque era notevole, era rilevante, a tal punto che io sono 3 o 4 anni che raccoglievo del materiale, delle informazioni, degli esempi, degli studi, ma non vi era nulla in Italia di strutturato. E quindi ho detto, beh, facciamoci un libretto, un pamphlet, dove raccontiamo un po' tutto. Io credo che possa essere. Rilevante, scusami, Sì. ti interrompo per dire, rilevante quanto? Perché lo dobbiamo dire immediatamente. 7 genitori su 10 che pubblicano le foto dei figli sui social e addirittura il 20% che pubblica, magari senza rendersene conto, foto imbarazzanti. Di che genere di foto stiamo parlando? Guarda Valentina, io ho preparato tra l'altro una presentazione per mostrarvi degli esempi. Quindi, appena volete, io vi farò vedere questa presentazione che ha messo a punto apposta per l'incontro di oggi. Ti posso anticipare che
vi sono delle fotografie di vario livello, se possiamo dire. Ci sono alcune foto che sono semplicemente imbarazzanti e ci sono delle foto che sono oggettivamente più preoccupanti e vi sono delle foto che sono proprio pericolose. Poi vediamo il perché sono pericolose, poi vediamo un po' tutto. Quanto questo fenomeno è arrivato dai VIP? Diciamo la verità, su Instagram vediamo le foto della Ferragni con Fedez che pubblicano i propri figli praticamente dall'ecografia fino al primo bagnetto, alla prima pappa. Vediamo le foto della figlia di Gwyneth Paltrow che si stranisce di fronte alla madre che pubblica una foto di loro due insieme sulla seggiovia. Siamo abituatissimi a vedere i personaggi famosi esibire i propri figli con grande disinvoltura, ma in realtà anche questi figli famosi hanno cominciato a ribellarsi, è così. È così, è così. Ma guarda, tra l'altro, il problema dello sharenting VIP, se così possiamo chiamarlo, è di due tipi. Nel senso che molti VIP, adesso magari non facciamo i nomi, ma molti VIP stanno usando i figli per fare business. Quindi c'è uno sharenting quasi dai risvolti economici, business, perché i piccoli, per il fatto di essere figli di VIP, sono essi stessi VIP e quindi molto sovraesposti, soprattutto con una grande popolarità ancora prima di nascere, e vengono usati per fare sponsorizzazioni, nel senso che ci sono aziende che mandano il vestitino, il prodottino, e questo diventa a questo punto doppiamente problematico. Però voglio dire, questo è un problema dei VIP. Il problema nostro è che purtroppo, perché sono i cosiddetti influencer, si chiamano così perché influenzano comunque il pubblico, quindi continuare a vedere una condivisione costante da parte dei VIP che costituiscono un esempio può suscitare delle emulazioni. E da questo punto di vista... Tant'è vero che l'87% dei genitori ritiene che sia un proprio diritto pubblicare. Nessuno pensa che sia qualcosa di sbagliato, di scorretto. Si fa rientrare un po' nella patria potestà, sempre che si chiami ancora così, e addirittura ci sono dei casi in cui i ragazzi invece si lamentano e la risposta dei genitori è: finché sei minorenne è un problema mio. E questa cosa secondo me è un grosso limite, perché in effetti non è proprio così, perché i piccoli, i ragazzi hanno diritto a un'identità digitale quale la nostra, e soprattutto noi da genitori abbiamo un punto di vista diverso, ma possiamo comunque cedere, possiamo rovinare la reputazione digitale dei nostri figli. E questo è un cortocircuito, Valentina, perché alla fine, se ci pensi, dal punto di vista evoluzionistico, i genitori mettono al mondo i figli per trasmettere il patrimonio genetico e hanno un istinto innato, naturale, di preservazione di questo patrimonio genetico e di cura nei confronti dei figli. Quindi il genitore istintivamente deve proteggere il figlio. Il problema è che con lo sharing avviene il contrario. Sei tu a mettere invece a rischio il tuo figlio e tua figlia, e da questo punto di vista non riesci nemmeno a comprendere questa contraddizione. Questo è un po' un problema. Non riesci a comprenderla, ma soprattutto non ne sei davvero consapevole. Io l'ho testato su me stessa, perché quando ho pubblicato l'articolo sul tuo libro, l'ho anche condiviso con un po' di amiche e di amici su Facebook, e mi sono resa conto del grande interesse che c'era soprattutto nei confronti del test che tu proponi, un test che ci permette di capire se siamo diciamo lungo un percorso sereno di condivisione media neutra, oppure se piuttosto stiamo esagerando. Ti dicevo, il test è stato molto molto amato, condiviso, apprezzato, perché non ci si rende conto di quanto si possa esagerare. Come l'hai elaborato questo test? Mi ha incuriosito molto. Sì, allora io sono partito comunque da una serie di evidenze scientifiche di chi aveva fatto degli studi psicologici appunto su questo fenomeno. Molti studi erano americani, c'è qualcosa anche in Italia. Ti faccio un esempio, vi è già un'espressione che secondo me possiamo usare per spiegare lo sharenting, che è la vetrinizzazione sociale. Parola un po' lunga, un po' complicata, però tutto sommato molto efficace. Noi viviamo a volte in vere e proprie vetrine con la nostra vita che è completamente condivisa. E da questo punto di vista, se noi siamo abituati a rimanere al centro dell'attenzione con i social e i figli fanno parte della nostra vita, beh, a questo punto la vetrinizzazione è anche per i figli.
sono partito da una serie di fenomeni, da una serie di, diciamo, anche di esempi concreti. E quindi le mie domande riguardavano, ma tu quanto condividi le foto con i tuoi parenti, magari anche semplicemente su WhatsApp? Quanto invece hai creato, per esempio, un account di Instagram per tuo figlio? Gliel'hai creato tu? Oppure hai creato l'account di Instagram quando tuo figlio era addirittura neonato? Quindi tutta una serie di attività disfunzionali, o comunque quantomeno problematiche, che volevo comunque in qualche modo, grazie a delle domande e quasi, se vuoi, a un gioco, perché poi il test viene sempre visto come un gioco con i punti, però sensibilizzare su alcuni fenomeni che secondo me sono un pochettino preoccupanti. Da questo punto di vista, se posso aggiungere, io credo anche che vi sia però l'idea di non criminalizzare nessuno. Cioè io non voglio dire se condividi le foto di tuoi figli allora diventa un problema, perché da questo punto di vista non è così, nel senso che non lo stai facendo perché hai questo istinto o questo istinto quasi disfunzionale, è semplicemente perché sei talmente orgoglioso dei tuoi figli, dei tuoi pargoli, che vuoi rendere partecipi anche altri. Infatti, tra le motivazioni dello sharenting c'è anche, chiamiamolo così, la possibilità di condividere le immagini dei bambini con chi non ti è vicino, con parenti lontani, amici che addirittura vivono dall'altra parte dell'oceano e che non sarebbe sempre semplice da tenere aggiornati sui progressi dei nostri piccoli prodigi semplicemente con una mail con l'allegate delle fotografie. E poi dovresti mandare la mail a tutti. E invece, quindi, facendolo in modo sicuramente spontaneo, sicuramente poco problematico, diventa diverso, diventa un po' più ingenuo, ma che può portare comunque delle conseguenze. Soprattutto perché vi sono canali e canali, modalità e modalità. Condividere le foto su WhatsApp non è come metterle su Instagram e non sarebbe nemmeno come creare degli ambienti protetti, e si può fare, perché Google Photo, tra gli altri servizi, consente di caricare delle fotografie e farvi accedere solo chi diciamo e a chi vogliamo noi. Quindi, da questo punto di vista, io direi, per fare un discorso più completo, se sei d'accordo, Valentina, io farei vedere le slide che ho preparato, così poi ci vediamo. Io mi prendo una ventina di minuti, più o meno, ci vediamo dopo per approfondire quello che abbiamo visto nelle slide. Certo, va bene? Certo, anche perché stanno arrivando le domande dal pubblico e poi magari diamo anche la possibilità a qualcuno, soprattutto a qualche genitore ansioso, di capire effettivamente come regolarsi. Grazie. Molto volentieri. Allora chiedo alla regia di mandare le slide a questo punto. E eccole qua. Allora, fondamentalmente sharenting, come diceva Valentina, è una nuova parola che è ovviamente di origine anglosassone, ma che in realtà non esisteva neanche nei paesi di lingua inglese fino a un po' di tempo fa, e c'è voluto qualcuno che a un certo punto si è immaginato l'unione, la crasi di due parole diverse: share, condivisione, parenting, genitorialità. Quindi vuol dire i genitori che stanno condividendo informazioni, immagini, video e quant'altro dei nostri bambini. E questa cosa, ripeto, in modo a volte un po' problematico. Sharenting è un libro, appunto, Mondadori. Il sottotitolo era I rischi della sovraesposizione dei figli online, e di questo dobbiamo parlare. Ma dobbiamo fare un discorso un po' più generale. Io vorrei a questo punto condividere con voi una domanda che vi faccio. Voi su Instagram, e chiedo appunto alle persone che stanno partecipando a questa bella iniziativa di Mondadori, ma voi condividereste questa foto sui social, per esempio su Instagram, per esempio su Facebook? Voi condividereste questa immagine? Facciamo così, facciamo questo gioco. Non sono vostri figli, ok? Condividereste l'immagine di queste persone? Le risposte possono essere sì, no, dipende. E poi magari dipende, non lo so, poi qualcuno ha qualche idea, qualche reminiscenza di studi legali, non lo so, non credo, se siete insegnanti, non credo che siate avvocati, però, e neanche io lo sono, ma mi sono fatto raccontare. Allora, la condividereste sì, no, o dipende da alcune circostanze? Mi potete rispondere in chat e vedere appunto quello che vi sembra più opportuno fare in una situazione del genere? Sì, no o dipende? Lascio il tempo per rispondere a questa semplice domanda. Condividereste questa foto sui social? Non stiamo ancora parlando di sharenting, stiamo facendo un quadro un po' più generale, ma vedrete che
ci arriviamo. Vediamo se riesco a vedere le vostre risposte. Magari mi conviene vedere direttamente da YouTube. Vedo che intanto siete tanti partecipanti, una cosa veramente pazzesca. Allora, cioè, no, 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 non ne vedo la necessità, dice Maria. No, 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 si possono schermare i volti, dice Nadia. Dipende, se è un evento pubblico, sì, dice Elisa, Maria Elisa. Dipende, ecco Celentano, Pellegrina Celentano. Consenso prima e poi si può. Oh, è arrivata Graziana Albanese che mi ha dato. Come nunzia, per esempio, solo se ho l'autorizzazione delle persone o dei genitori, se minorenni. Assolutamente sì. Quindi la risposta, ci vuole la liberatoria, dice Daniela Rossi. Beh, siete veramente molto, molto preparati. Allora, fondamentalmente la risposta è questa. Prima dobbiamo fare un discrimine. Perché ho voluto aggiungere tra le risposte quel dipende? Perché il discrimine è. Queste persone sono minorenni o sono maggiorenni? Perché io non posso disporre dei dati personali, e in questo caso ci sono dei dati personali come i tratti somatici sono dei dati personali. Non posso disporre di dati personali altrui se appunto non ho il consenso. Qualcuno dice forse è un evento pubblico, non è secondo me configurabile, ve lo dico da giornalista, poi ci confermerà anche Valentina. Un evento pubblico è un'altra cosa, è una processione, è una piazza, non ci sono dei soggetti ben riconoscibili, ma è una moltitudine. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista legale, io devo avere l'autorizzazione di queste persone. Attenzione, qualcuno di voi l'ha correttamente detto. Se vi sono dei minorenni, io non posso pubblicare quella fotografia nemmeno se ho il consenso. Quindi salta anche il dipende, sarebbe no, definitivo, non dipende, no. Se però io ho il consenso di quelle persone, ci vuole il consenso dei genitori, abbiamo detto. Benissimo. Attenzione che se i genitori sono separati, pare da alcune sentenze che devo avere il consenso di entrambi. Però io vi ho fatto vedere questa immagine per dirvi già la condivisione delle immagini di altri e quindi persone di dati personali altrui è problematica di per sé. Figuriamoci se stiamo parlando di minorenni. Vi voglio fare un'altra premessa prima di parlare di sharenting, che non stiamo parlando soltanto di immagini, stiamo parlando di informazioni. E allora vi faccio fare un altro piccolo gioco. Questa è la presentazione che una ragazza ha fatto di se stessa online, sui social. Mi dovreste dire sempre in chat se va tutto bene o se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va, mi dovreste scrivere per esempio cosa, io reggerò alcuni dei vostri commenti. Quindi, questa è una presentazione che, ripeto, una persona, una ragazza ha fatto di se stessa davvero online, io poi ho camuffato un po' i nomi e tutto, ma qual è se c'è il problema di questa condivisione? Quindi non sono più, non sono ancora i genitori, sono i figli stessi che stanno condividendo. C'è qualcosa che non va? Io sto leggendo per esempio il commento di Ida che dice troppe informazioni personali. Maddalena dice che è una minorenne. Beh, però sui social di minorenni ce ne sono un po' di cose che non vanno, a cominciare dalla mail. Oh, brava Maria Angela, datemi qualche dato, perché non va bene? Quali sono queste informazioni che non funzionano? Il problema sono i dati sensibili, la mail, parla delle amiche, dice Valeria, gli indirizzi Michela, ha pubblicato troppe informazioni, va bene. Indirizzo mail, dati personali. Scritto mail, nome, cognome, indirizzo scuola, dice Carla, età, luogo, informazioni personali per Anna. Ragazzi, siete un fiume in piena. Ho condiviso un dato sensibile anche la mail, va bene. Più è un dato personale, più che dato sensibile, poi vedremo cosa sono i dati sensibili. Vivi Milano, ok. Direi che assurdo, dice Carla. Sì, effetti, sono dati rintracciabili, perché sono d'accordo con Carla. Non si mette mai l'indirizzo. Esatto. Allora, il problema fondamentalmente è non tanto i singoli dati, alcuni dei quali sono dati personali. Vi ricordo la distinzione tra dato personale e dato sensibile. Il dato personale è un dato che consente l'identificazione della persona, potrebbe essere i tratti somatici del viso oppure un codice fiscale, questi sono dati personali. I dati sensibili, attenzione, sono un'altra cosa, i dati sensibili sono delle informazioni private
che non devono essere condivise perché riguardano la religione, la preferenze elettorali, lo stato di salute e queste cose molto sensibili, perché potrebbero addirittura in alcuni casi dare adito a delle discriminazioni. Comunque, sono informazioni che devono rimanere per sé. Qui sono dati personali, sono dati personali. Attenzione, attenzione. Qual è il problema qui? Il problema è che mettere insieme tutti questi dati diventa non più un problema di privacy, ma un altro problema che adesso vediamo. Comunque, giustamente, io adesso ho sottolineato le informazioni che non andavano bene, non andavano condivise, che sono informazioni personali, anche addirittura la gelateria che frequenta. Ok, c'è un piccolo problema però. Voi siete stati molto bravi, per carità, però se faccio fare questo esercizio a un dodicenne, a un undicenne, e addirittura l'ho fatto fare a un bambino di 8 anni, riesce a individuare questi dati. Quello che il bambino non comprende, ed è il punto fondamentale della mia presentazione, è che i dati a questo punto veramente rognosi, veramente problematici, diventano altri. Attenzione, sono questi. E voi mi direte, ma Gianluigi, ma chi se ne frega? Sta dicendo che gli piace la pallavolo e il gelato. Cosa vuoi che perché può diventare un problema? Perché vi dico, avendo messo tutti quei dati personali, ok, quello ovviamente è lo step 1, il problema 1, questo caso non è più un problema di privacy, diventa un problema di sicurezza. Perché un potenziale adescatore, e stiamo parlando appunto del fenomeno inquietante del grooming, l'adescamento, grooming in inglese, userà quei dati delle, diciamo, preferenze della ragazza per avvicinarla, per far vedere che hanno gli stessi interessi, per far vedere che non sono così diversi. Quindi la ragazza abbasserà le sue difese. Se vede dall'altra parte qualcuno che dice, guarda, che sta chattando dicendo, gli scrive una mail dicendo, guarda, ho visto la tua presentazione online, sono rimasto folgorato, ho la tua stessa età, vivo anche io a Milano e soprattutto mi piace tantissimo Harry Potter e la pizza con i Wurster. Questo diventa il problema, non è più un problema di privacy, è un problema di sicurezza. Capite che il livello si sta alzando, quindi i ragazzi stanno già condividendo troppe informazioni e noi genitori siamo ovviamente preoccupati. Ovviamente di fronte alla possibilità del grooming rimaniamo sconvolti. Scusate, e quando sono invece i genitori a condividere queste informazioni? E se sono i genitori stessi a dare informazioni agli adescatori? Questo è allucinante. Io vi dico un esempio incredibile che mi è capitato di vedere. Un esempio incredibile. Ed è questo. Che non c'entra col digitale. Il lunotto posteriore delle automobili dove ci sono i nomi di tutti i componenti della famiglia. Capite che è una follia? Capite che un adescatore va fuori di scuola del vostro figlio e dice tua mamma Maria e tuo figlio Marco mi hanno detto che ti aspettano al bar. Un ragazzino non ha soprattutto alle elementari, soprattutto preadolescenza, non ha gli strumenti per diffidare, per capire. E in alcuni casi potrebbe cascarci, quindi la condivisione di informazioni non va mai bene a questo livello. E voi mi direte, ma chi è così folle da fare una cosa del genere? Andate a vedere le bio di Instagram dei vostri alunni e dei vostri figli. Nelle bio di Instagram, in quei pochi caratteri che non sono privati, che non sono blindati, ma che possono essere visti dappertutto, io ho trovato persone che mettono nome, cognome, data di nascita, dove vanno a scuola, non sono le stesse informazioni di prima della ragazzina di 13 anni, è la stessa, identica cosa. Andate a controllare le bio di Instagram perché stanno condividendo una quantità di informazioni per cui io potrei ricavare il codice fiscale, dove vivi, dove vai a studiare, dove vai a giocare a pallone e tutte queste informazioni incredibili, allucinanti. Quindi attenzione, attenzione, quindi è un problema. Ora, io adesso vi faccio vedere però che dobbiamo traslare il tutto e riportarlo nel discorso che dobbiamo fare oggi, che è quello dello sharenting, quindi i genitori che diventano il problema. Beh, da questo punto di vista vi faccio vedere una cosa che a me ha fatto un po' ridere, un'immagine che ho trovato online. Praticamente c'era questa immagine di due animali in amore,
I panda dello zoo di Hong Kong, chiuso per il coronavirus, si sono finalmente accoppiati per la prima volta in 10 anni. Bellissima notizia, ma mi ha fatto ridere il commento di uno che dice: avete fatto bene ad oscurare le facce. Cioè, c'era la privacy del panda, ok? Quindi, ci sono alcuni che pensano che due panda che si accoppiano abbiano necessità della privacy e quindi l'oscuramento delle facce, e poi sono gli stessi che condividono le immagini dei figli in situazioni particolarmente imbarazzanti. Se non avete idea di che cosa sta succedendo con lo sharing, io vi faccio vedere degli esempi. Chiaramente degli esempi, alcuni dei quali problematici, e ho dovuto ritoccare un pochettino le fotografie, non volevo cascare anch'io nello sharing dei figli altrui. Beh, da questo punto di vista lo sharing può essere anche qualcosa che il genitore ritiene divertente, ma probabilmente così divertente non è, soprattutto non è per il figlio. Pensate, tra l'altro, e qui, oltre al grooming che abbiamo detto prima, ma voi lo sapete che a volte dei, chiamiamoli così, cioè dei genitori diventano complici dei cyberbulli? Perché condividendo delle immagini imbarazzanti di tuo figlio, stai dando ai bulli del materiale per attaccare tuo figlio e metterlo in imbarazzo e attaccarlo appunto con dei fenomeni di cyberbullismo che sono lo shaming, mettere in ridicolo le persone o altro. Quindi quello che tu genitore ritieni ridicolo, ma ridicolo in senso bonario, per farsi due risate, ecco adesso che devo ripulire tutta la cameretta. In questo caso ovviamente ho pubblicato la fotografia perché non si vede il viso del bambino, ma io ho visto anche immagini del genere. Ma andiamo a vedere altri casi di sharing, poi ne parliamo anche con Valentina. Valentina aveva fatto cenno a questa immagine che aveva trovato sul mio libro, che abbiamo messo anche nell'articolo del Corriere. Beh, Gwyneth Paltrow, celebre appunto attrice hollywoodiana, a un certo punto va in vacanza con la figlia, pubblica questa immagine, ma a un certo punto Apple, che è il nome della figlia, Apple Martin fa un che appunto è lì col casco, no? È la protagonista della foto con la madre. Scrive: mamma, ne abbiamo già parlato di questa roba. Tu puoi postare qualsiasi cosa, non puoi postare qualsiasi cosa senza il mio consenso, ok? Non puoi postare la mia faccia senza il mio consenso. E fin qui è di diritto di un adolescente dire: ragazzi, io non ci voglio stare su quella foto con te, perché poi la vede mezzo mondo, perché tu sei una star. Cosa risponde la madre? Ok? Non ti si vede nemmeno la faccia. Quindi continua imperterrita a giustificare il suo comportamento nonostante le rimostranze della figlia. Molto spesso, cioè l'88% dei genitori che condivide le foto dei propri figli non chiede il consenso al preadolescente e all'adolescente. È chiaro che se il bambino è di un anno e di un mese non puoi chiedere un bel niente, ma io non vorrei vedere foto di bambini di un mese online, però fa niente. Il discorso è che se invece il tuo figlio ha la capacità di intendere e volere, non giuridica, ma dal punto di vista di una persona che può sentirsi in imbarazzo per alcune fotografie, dovresti ascoltarlo tu genitore, perché tuo figlio ha il diritto alla propria identità digitale proprio quanto te, anche perché quelle foto poi online rimangono. Il bimbo più social che c'è compie un anno di sovraesposizione, c'è pure il compleanno dello sharing. Un anno di sovraesposizione, il rigurgito diventa virale. Quello che vi dicevo, mettere in ridicolo il bambino che sta vomitando, che sta rigurgitando, e a questo punto diventa un fenomeno da baraccone. Su TikTok sta diventando una moda. Su TikTok è pieno di persone che, appunto, come dice qualcuno di voi, come Patrizia, secondo me e secondo lei, dimostrano una mancanza di rispetto nei confronti dei figli. Ed è incredibile. Ma andiamo avanti. Fedez, un po' di Shining, un po' Rambo. Sapete cos'è successo in questo caso? Si era spaccato la testa il bambino, è finito il pronto soccorso, gli hanno dato i punti, gli hanno messo la benda e questi devono condividere il danno. Quante persone, quanti genitori stanno condividendo un momento delicato come quello del farsi male? Genitori che si taggano nei pronto soccorsi. Questo è uno dei problemi di quello che sta succedendo. E c'è chi parte, come accennava giustamente prima Valentina, chi parte addirittura da cosa? Dalla ecografia, cioè non sei nemmeno nato, hai meno 2 mesi, neanche, non hai neanche, non si può neanche quantificare la tua età e tu sei già
sui social. Questo non è solo una questione di VIP, in questo caso sì, era un VIP e ha fatto molta notizia, Costantino Vitagliano, che faccio anche fatica a capire chi diavolo sia, pare uno di O Amici, Uomini Donne, queste trasmissioni così. Beh, da questo punto di vista capite che c'è una predisposizione quasi a questo punto morbosa e quasi genetica allo sharenting ancora prima che il figlio fosse nato. E qui arriviamo alle cose più problematiche. E vi racconto una storia che non è per nulla edificante. Allora, a parte Chapet, che voglio dire è incredibile perché qui addirittura c'è l'hashtag chiappe, instant body, capite che c'è pure l'hashtag baby chic e via dicendo. Vi racconto una storia. Allora, io non mi sono particolarmente presentato, ma vi dico semplicemente che al di là dello scrivere dei libri, io in un'altra vita facevo anche il giornalista informatico. E quindi a un certo punto devo fare un'intervista ai Baschi Verdi della Guardia di Finanza, che è un corpo speciale che studia i reati informatici. A un certo punto mi invitano per fare un'intervista e questa intervista verteva su tutt'altro. Stavamo parlando di pirateria online, gente che si condivide i film e gli MP3 e niente di più, però siccome erano stati chiusi dei siti, c'erano state delle indagini, sono andato a intervistarli. Una volta chiusa l'intervista, il capitano di quel nucleo mi guarda e mi fa: Buonanomi, ascolta un po', ma invece di queste cose che sono sicuramente interessanti, forse dovresti parlare d'altro. Dice: io sono un giornalista, sono lì, parliamone. E mi dicono: dovresti vedere questo book che abbiamo di foto sequestrate a un pedofilo. Dico: no, aspetta, io non avevo ancora figli, ma queste cose non le volevo. No, le devi vedere. No, non le voglio vedere. Sì, le devi vedere. Me le hanno fatte vedere. Sono stato male, ok? Quella notte lì io sono stato male. Ho visto una cosa veramente inquietante. Ho visto che i pedofili dividono le immagini per categorie. E non lo sapevo. Ho scoperto che si scambiano come le figurine. Tu hai una foto del bagnetto, ah sì, se hai la foto del bagnetto ti do quella della tutina da ginnastica, ah no, beh, ma mi sto cercando anche il mare, no? Il costumino al mare. Questo sta succedendo. C'è uno studio che cito nel libro, che è inquietante, che dice, è uno studio australiano, l'unico che ho trovato su questo per il momento, che dice che il 50% delle foto trovate nei database dei pedofili gliele diamo noi con queste foto. Queste foto magari non sono neanche su account privati, quindi la foto Chapet che fa tanto ridere a te genitore finisce nei database dei pedofili e se le scambiano. Qui per fortuna non si vede il volto del figlio, però è associato a un account, non è che ci voglia così tanto a capire chi è questo qua. Ma ci sono, questa è forse la più inquietante, vi faccio vedere degli altri esempi. Il momento del bagno, cioè la bambina che fa la pipì o altro, ma non può essere una cosa bella da condividere, ragazzi. Non è giusto, io non lo trovo giusto. Io trovo che ci debba essere una barriera. Cioè e dentro la porta del bagno non ci devi entrare col cellulare per fotografare e poi condividere su Instagram. E questo, secondo me, veramente sta succedendo troppo ed è aumentato da febbraio scorso tutto questo. È aumentato e sta diventando un'emergenza. Vi faccio vedere un altro esempio. Ma questo, la preghiera prima del pasto, anche qui, è chiaro che non siamo a livello del bagnetto, delle ciapette, ma è altrettanto vero che questo è un momento intimo. Che tu sia credente oppure no, a me non interessa nulla. Ma questo è un momento intimo, perché questa bambina ha un momento che le hanno insegnato all'asilo e tutto, ma è un momento suo, non è un momento da condividere probabilmente. Ritorniamo poi alla questione legale, perché questa è una vera immagine che era sulla mia, cioè sono tutte vere immagini chiaramente che ho trovato su Instagram, questa proprio è capitata nella mia bacheca, tipico, immagine di una torta, quindi un compleanno, quindi un festeggiato, quindi gli amici del festeggiato. Questo è un problema perché, ritornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio con il test che abbiamo fatto fare su condivideresti questa immagine, in questo caso, quindi non soltanto c'è lo sharenting di tuo figlio, ma c'è lo sharenting anche dei figli altrui. Il problema dà una questione di opportunità perché, attenzione, lo sharenting di tuo figlio è legale, non vi è una legge che proibisca di condividere. Qui invece c'è una legge che proibisce di condividere le foto dei figli altrui. Quindi lo sharenting può arrivare a diventare, abbiamo visto, un problema di privacy,
un problema di sicurezza, siamo arrivati alla terza fase, un problema legale. E quindi, secondo me, ci dovremmo dare delle, chiamiamole così, delle regole e dire soprattutto quali sono le immagini che non andrebbero mai condivise. Io ho trovato online, e ho messo anche nel libro, questa infografica molto semplice, anche se in inglese, il momento del bagno, dettagli privati, momenti dove c'è qualcuno che si fa male, foto di gruppo come quella che abbiamo appena visto, shaming, prendere in giro o comunque ridicolizzare un bambino, foto imbarazzanti, momenti particolarmente, diciamo, delicati perché c'è un momento del water, oppure delle attività non sicure. Queste sono tutte cose che non dovrebbero finire mai sui social. Ora io accelero un po' perché mancano soltanto 20 minuti e voglio lasciare spazio alle vostre domande. Vi voglio semplicemente dire che io ho creato un podcast che parla di questi argomenti, ci sono quasi 100 puntate, il podcast lo trovate su Spotify, lo trovate su Google Podcast, si chiama Genitorialità e Tecnologia, ho intervistato un sacco di esperti del settore e do una serie di spunti per l'uso consapevole della tecnologia in famiglia. Io a questo punto vi ringrazio, ho concluso la mia presentazione, tornerei, grazie regia, quindi alla conformazione con anche Valentina e direi, Valentina, parliamo delle domande del pubblico che sono arrivate? Sì, domande del pubblico, a dire il vero ne ho anche io qualcuna, perché mentre parlavi, vedi, sì, qualche altra curiosità mi è venuta, cioè pensavo, sì, ma questo te l'avevo già segnalato al tempo, non esistono in realtà degli studi italiani sul fenomeno, quello che mi fa un po' rabbrividire è che nessuno abbia ancora pensato di approfondire l'argomento e di provare anche a quantificarlo, e poi in secondo luogo abbiamo un garante per la privacy che sappiamo a una certa incisività, che comunque interviene spesso su certe problematiche, eppure mi sembra che questo argomento in particolare non sia stato toccato. Ora, capiamoci Gianluigi, e su questo vorrei veramente che mi rispondessi in maniera chiara anche per il nostro pubblico. Io non sono molto per l'interventismo esagerato, credo che comunque sia giusto che su internet ci sia una certa libertà, no, di movimento e di espressione delle idee e del pensiero, però bisognerebbe mettere alcuni paletti semplici, chiari, immediati, non credi? Sì, credo che ci debba essere comunque un intervento importante da parte del garante, che è intervenuto su tanti altri settori e altri momenti della nostra vita, perché esatto, effettivamente parla del lavoro, parla di che ne so, della situazione tra coniugi o cose del genere. Io credo che serva invece tanta sensibilizzazione, sono d'accordo con te, mettere delle regole non è mai forse la soluzione, o mettere delle imposizioni è una questione di sensibilità, una questione, anche perché abbiamo detto non è illegale fare sharing, nel momento però in cui vedo dei immagini imbarazzanti che possono, certo, diventare invece preda dei pedofili, allora forse il problema si pone. Però non è illegale, quindi qui non è un problema di legalità, è un problema di cultura. È un problema, sai, io mi sono chiesto il perché. E secondo me, io sono arrivato a questa conclusione, ci sono tante persone che sono arrivate all'uso dei social e all'uso degli smartphone un po' tardi. In realtà l'uso dei social e degli smartphone sono parte integrante della nostra vita da quanto? 10 anni, 15 anni al massimo? Facciamo che per la maggior parte di noi 10 anni. Nell'arco di una vita 10 anni è un periodo rilevante, nell'arco della storia dell'umanità è nulla. Io sono convinto che l'umanità non ha ancora metabolizzato l'uso di questi strumenti a dovere. O perlomeno ci sono tante persone che si pongono il problema. Valentina, una notizia incredibile che avevo letto è che ci sono i capitani della Silicon Valley che ai figli non fanno usare gli smartphone. Ok? Certo. I nostri figli, io come te faccio un sacco di interventi in giro, io vado anche nelle scuole. Io di ragazzi di seconda media, per esempio, senza smartphone non ne trovo più nessuno. Nessuno. A Monza ho fatto questo tipo l'ultima volta di sondaggio, c'era una famiglia di immigrati che forse non aveva le possibilità economiche, ma per il resto figurati, era ormai il must per tutti. Non siamo ancora abituati a usare delle Ferrari senza nemmeno avere la patente. Non lo sono i figli,
ma a volte, perdonami, non lo sono neanche i genitori. Io ho visto nei commenti di questo webinar che ogni tanto sbircio e vedo che ci sono delle insegnanti che stanno dicendo: ma perché non lo facciamo vedere ai genitori questa roba qua? Certo, infatti, certo. Ad esempio video... c'è una domanda che infatti volevo proprio rivolgerti adesso, che arriva proprio dal nostro pubblico, da Maggie Toso. Dice: farebbe piacere al genitore postare una propria foto mentre è in seduta water? Basterebbe chiederti questo per evitare certi post, mi sembra evidente. E poi ecco, un'altra domanda che mi sembra molto interessante, e non so se tu hai già provato a capire se in questa direzione si sta andando. I social non ritengono di dover fermare questo fenomeno, indipendentemente dalla situazione nostra italiana, del nostro garante della privacy? Ci sono stati degli interventi da parte di Facebook, di Instagram, per cercare di limare o quantomeno arginare? Allora, Valentina, questa tra l'altro è una bella domanda. Io credo che le risposte siano due. La prima risposta è: credetemi, i social hanno ben altri problemi di emergenza democratica. Se avete visto The Social Dilemma, ma forse se avete approfondito un po' quello che è successo, Social Dilemma è il documentario Netflix, ok? Se avete approfondito quello che è successo con la Brexit, con le elezioni di Trump del 2016, sapete benissimo che l'emergenza numero uno dei social in questo momento non sono le chiappette del figlio, sono le fake news che condizionano delle elezioni, sono gli interventi dei troll russi che indirizzano delle consultazioni democratiche, e sta succedendo anche in Italia e non se ne parla, ok? Quindi questo è la prima risposta. La seconda risposta è molto più cattiva, se mi consentite di essere un politically correct. Ma secondo voi i social vogliono censurare i contenuti che funzionano di più, che creano più engagement, che creano più relazioni, che creano più dati? Ma no, perché quel tipo di contenuti sono quelli che funzionano di più ed è il motivo per cui i genitori li postano. I genitori spesso vogliono 4 like in più, e se devono scegliere tra il piatto di pasta scondita e il figlio che si è fatto male, scelgono il figlio che si è fatto male perché porta più risultati per te e per la piattaforma. Non lo faranno mai. Anna Fulfaro dice: noi come genitori, ma soprattutto come educatori, dovremmo essere formati per educare i giovani a questi rischi. Ecco, io trovo che anche questo sia un tema davvero interessante, cioè la formazione, perché condivido appieno, si tratta di sensibilizzazione, non sono dell'idea che bisogna togliere il cellulare a tutti e bisogna vietare l'uso dei social, bisogna vietare la pubblicazione delle foto tout court, perché significherebbe comunque creare un mondo finto che non è quello della libertà virtuale, ma piuttosto sensibilizzare, formare, capire cosa è lecito e cosa no. In questo senso mi sembra che alcuni corsi all'educazione al digitale siano partiti in alcune scuole, ma forse non è ancora abbastanza. Non è ancora abbastanza, perché dovrebbe essere comunque parte integrante, secondo me, del percorso di formazione. Non so se può far parte comunque di dell'educazione civica quasi, anche perché secondo me prima o poi ci sarà da fare un'educazione digitale di base a partire dalle elementari, ma non l'uso della mail e di Excel, no, le conseguenze di un uso disfunzionale di questi strumenti, però magari lo mettiamo giù in modo un po' più carino e diciamo opportunità e rischi della rete. Perché i ragazzi, allora vi faccio un esempio, io sono andato in diverse classi prima che succedesse tutto questo pandemonio o pandemia, io andavo nelle classi e a un certo punto in una terza media ho chiesto: quanti di voi saprebbero creare un documento in Word, trasformarlo magari in PDF, allegarlo a una mail e mandarmelo, ok? Metà classe ha detto: no, non lo so fare. Ma ragazzi, a me sembra una competenza di base l'uso di una mail con un allegato, ma i ragazzi se ne fregano delle mail perché non gli servono, loro non comunicano con le email, e se hanno un indirizzo mail è soltanto perché devono accedere ad Android, ma non gliene frega niente. Il problema è che il mercato del lavoro e in generale la mail per qualche anno la vorrà. Io credo che bisogna strutturare, e molte scuole lo stanno già facendo, la testimonianza è che io ho girato mezza Italia andando nelle scuole a fare questi progetti, ma sono degli interventi spot, c'è il PON, c'è l'iniziativa dello sponsor, ma non c'è una cosa strutturata. Io faccio una previsione,
per me il Ministero dell'Istruzione da qui a 10 anni farà una cattedra su sta roba qua, cioè costituirà delle cattedre di educazione al digitale. Perché sì, ti avviso, c'era anche una proposta di legge fatta, era stata presentata in Parlamento proprio in questo senso, per fare educazione al digitale, e mi sembrava decisamente sensata, poi si è arenata perché ovviamente non sembrava avesse i fondi. C'è un'altra domanda che mi sembra interessante, sì, e che probabilmente, sì, la risposta potrebbe servire a tanti. Ho condiviso sui social, scrive Claudia Cecalupo, una foto di mia figlia piccola anni fa, posso cancellarla ma rimane in rete? Allora, questa è una bella domanda, perché tutto sommato noi possiamo cancellare quella fotografia dal nostro account, perché i social network danno la possibilità comunque di un controllo sul proprio contenuto. Il problema è che tu non hai la più pallida idea di dove sia finita, però, perché tu non puoi sapere se qualcuno l'ha salvata, l'ha condivisa. Oddio, se l'ha condivisa su alcune piattaforme ti arriva la notifica, ma se l'ha salvata no. Cioè, se io faccio salva con nome della foto, tu non lo saprai mai. Da questo punto di vista io vorrei dare comunque un'indicazione, d'ora in poi, quello che è fatto, va bene, non lo sapevamo. Ma tutte le volte che tu fai una fotografia e la condividi online e premi invio, tu ne perdi completamente il controllo. Anche se l'hai mandata semplicemente su WhatsApp a un amico fidato, però in realtà fidato, ma tu non sai che cosa succede da parte. Abbiamo visto quello che è successo all'insegnante di Torino, no? Della scuola materna, esatto, che aveva mandato il video suo, insomma, personale, intimo, e che poi è finito al centro della polemica, che l'ha fatta addirittura licenziare. Ma Guarda, io trovo dei paralleli fondamentali, Valentina, tra sexting e sharenting. Sì. Perché le dinamiche sono le stesse, ti sei fidato. Infatti, non a caso ti ho fatto questo esempio, infatti. Dice Maria Antonietta Sassi, argomento interessante, io ho 3 figli in DAD, università media ed elementare, in più sono una docente che fa didattica a distanza, ogni giorno è una guerra. Sì. Allora io voglio dare un'indicazione, se volete seguirmi, io ho creato un video, anzi una serie di video sulla didattica a distanza per insegnanti. Ok, sono completamente gratis, venite sul mio sito e vi do alcune indicazioni che oggi non riusciamo a andare nello specifico. Però è una guerra, sì, nel senso che non siamo pronti. Ci hanno trascinato all'interno della didattica a distanza a marzo senza avere cognizione di quello che stavamo facendo. Infatti molti notano per esempio che con la didattica a distanza le cose siano peggiorate. Secondo le ricerche che hai fatto è stato così davvero? Sì, tutto peggiorato, cioè, c'era già una predisposizione alla condivisione di troppe informazioni, ma per noi adesso, da marzo, la presenza online e quindi la condivisione della propria immagine è diventata la normalità. Fino a febbraio era l'eccezione, adesso è la normalità. Sì. Capisco quello che vuoi dire. Per esempio, c'è un suggerimento che arriva da Patrizia Poma, un corso sull'uso scorretto degli strumenti. È vero, polizia e carabinieri, lei ricorda, fanno degli incontri a scuola basati su queste problematiche, però forse un corso specifico su come utilizzare correttamente, no. Perché, non so, anche sul cyberbullismo si sono fatte tante campagne e poi qualcosina forse si è mosso. La stessa Associazione Nazionale dei Comuni ha inviato una sorta di promemoria a tutte le scuole e di conseguenza a tutti i genitori per cercare di sensibilizzare. Ecco, questo potrebbe essere un metodo, questa potrebbe essere una strada. Se ne sta parlando tanto, come dicevi tu Valentina, ci si sta muovendo anche a livello ministeriale, con i tempi ministeriali chiaramente, certo. Ci si comincia a credere sempre di più. Io ho visto una serie di fondazioni, di associazioni, di realtà che stanno cercando di entrare nelle scuole con questo e spesso ci stanno riuscendo molto molto bene, per carità, però non viene niente di strutturale, quello succederà sicuramente nei prossimi anni. Cioè nei prossimi anni si prevederanno invece dei percorsi strutturati, che quello è la soluzione. La soluzione non è mai proibire. Tu non puoi dire al genitore... Sono d'accordo. Esatto. Sono d'accordo. È invece la preparazione e la cultura fanno la differenza. Silvana Russo fa notare che è stato inserito come argomento in educazione civica, la famosa no consapevolezza digitale. Io mi permetto di intervenire per dire che purtroppo l'educazione civica è stata inserita in maniera un po' farlocca all'interno dei nostri programmi scolastici, in realtà non ha una propria ora, non ha un proprio insegnante, è stata spalmata, diciamo così, sulle altre. Poi se ne è stata fatta una grande propaganda a livello politico, ma ahimè direi che non è abbastanza, che è troppo poco questo tipo di insegnamento.
inserimento. Immagino che di consapevolezza digitale se ne parlerà forse una volta all'anno, considerati poi tutti gli altri temi fondamentali. C'è invece Roberta Mazzotta che mi fa notare, credo che non andiamo fuori argomento perché in realtà è un tema anche questo parallelo. Che dire di una collega che ha pubblicato l'immagine della mamma moribonda nel letto d'ospedale? Ecco, parliamo sempre di un piano di inopportunità, giusto? Sì. Io credo che da questo punto di vista dobbiamo veramente comprendere la motivazione di una cosa del genere. Cioè, io credo che molti non abbiano la sensibilità per capire che vi deve essere una sfera privata e una sfera pubblica. Esatto. Qualcuno di voi forse ha fatto degli studi all'università su questi piani. Hannah Arendt, per esempio, già lo diceva ai tempi. Hannah Arendt diceva che ci deve essere una sfera privata, una sfera pubblica, ed effettivamente nella sfera pubblica agisci, per esempio, per fare delle azioni politiche, per aiutare gli altri e tutto, ma non puoi travalicare la sfera privata, che appunto deve rimanere tale. Lo dice anche Zygmunt Bauman, il cantore della società liquida, che noi abbiamo dei problemi a rapportarci con le nuove dinamiche sociali, perché appunto abbiamo perso questa netta distinzione tra pubblico e privato. La mamma morente sui social, ma io ho visto anche delle cose ancora più allucinanti, vi assicuro che ho visto il selfie della nipote al funerale della nonna, per far vedere un suo momento, probabilmente per lei toccante, importante, ma l'obiettivo è chiaramente quello di esporsi e ottenere dei feedback, ottenere dei like. Siamo nella like-crazia. Tra l'altro, se vogliamo dare uno spunto di approfondimento, al di là di The Social Dilemma, che a me è piaciuto, ma fino a un certo punto, se posso dirlo, perché io da giornalista ho visto lì un docudrama, ma non ho visto fonti, non ho visto il contraddittorio, quindi non è un vero e proprio inchiesta giornalistica come farebbe Valentina. Ecco, da questo punto di vista, andatevi a leggere dei testi che spiegano come i social ci rendano dipendenti, ma che siano proprio i progettisti della Silicon Valley che hanno quell'obiettivo in mente. C'è un libro che dovrebbe essere solo business, che si chiama Catturare i clienti, UCD, di Eyal, scritto E-Y-A-L, che praticamente racconta come gli ingegneri della Silicon Valley hanno creato un meccanismo di, diciamo, circolo virtuoso, o se vogliamo vizioso, che assolutamente è fatto di stimoli, è fatto di incentivi, è fatto di gamification per tenerti dentro. Ma per giocare al gioco devi avere dei contenuti che funzionino e alzi sempre più l'asticella fino ad arrivare a bruciarti la sfera privata. Gianluigi, parliamo del furto d'identità, volendo arrivare alle estreme conseguenze, perché era una delle cose che mi segnalava appunto l'ADN Kronos sul giudice minorile. Sì, assolutamente. Cioè, non parliamo solamente di elementi di appropriatezza, di inappropriatezza, di indecenza, vedo che ci sono molti commenti anche arrabbiati e delusi, però non parliamo solo di questo, cioè ci sono poi delle conseguenze proprio da un punto di vista penale rischiosissime. Assolutamente sì, ci sono delle conseguenze però per chi ruba l'identità, certo, non per i genitori. Certo. Però è un fenomeno, è una delle conseguenze tra le peggiori dopo quelle che abbiamo visto prima, cioè grooming e cyberbullismo, c'è anche la identity theft, il furto d'identità. Perché tu stai dando talmente tante informazioni, tu figlio direttamente, tu genitore, che a questo punto è molto probabile che possa succedere. Quando vi ho mostrato prima le bio di Instagram con i ragazzini che stanno condividendo il nome, il cognome, la zona dove risiedono, la data di nascita, la scuola dove vanno, beh, ma non è che ci voglia un genio dell'informatica per fare uno più uno e tirar fuori dei dati per rubarti il profilo. C'è un altro fatto molto brutto che io ho notato. I ragazzi stessi, quindi non parliamo più dei genitori, ma per un attimo dei ragazzi, hanno l'abitudine di avere i cosiddetti Finsta, che non sono i Flintstone, chiaramente, del cartone animato. I Finsta è una parola nuova che magari diamo in pasto ai nostri insegnanti che magari non conoscevano, fake Instagram. Una volta in una scuola di Como ho chiesto a una ragazzina: ma tu quanti account Instagram hai? 8, mi ha detto. Ragazzi, 8 sono tanti. Uno ufficiale, tra l'altro controllato e seguito dai genitori.
gli altri erano tutti account fake per fare le diverse cose, per seguire quel ragazzino che gli piace tanto senza essere beccato, ma alcuni account, attenzione, ho scoperto essere collettivi. Cioè, i nostri figli usano un account in quattro, perché si divertono tutti con gli stessi contenuti, perché poi si trovano e parlano e dicono cosa ci facciamo con l'account, la nuova avventura, la scorribanda in quel gruppo, se stalkeriamo quel ragazzo tanto carino della terza A e via dicendo. Quindi attenzione, che se io condivido le password, e sapete quante ragazze e ragazzi stanno condividendo le credenziali con l'amico? Qui hai perso il controllo delle credenziali, lì è un attimo perdere il controllo dell'account e finire lì. Però dicevo, sul furto di identità ci sono, diciamo, degli hacker particolarmente bravi che raccolgono le informazioni. Un'altra cosa allucinante sono le password che si usano per gli account. Quindi tu stai non solo condividendo le foto intime di tuo figlio, ma poi la password è password, ti entrano e ti prendono tutto, Assolutamente sì. Gianluigi, per tirare un po' le fila del discorso, che potremmo proseguire a lungo, ma siamo costretti ad un certo punto a fermarci. Allora, uno, secondo te è possibile mettere su un lavoro di ricerca per capire quanto il fenomeno sia diffuso in Italia? Ti faccio una proposta così in diretta. E due, poi sulla base di questi dati magari raccogliamo un po' di firme e formuliamo una proposta al garante della privacy per cercare di mettere dei paletti. Ti ripeto, ma sempre non nell'ottica di chiudere, rinchiudere, perché non credo che sia quella la soluzione giusta, ma per sensibilizzare e dare l'idea che ci siano delle regole precise da dover rispettare. Secondo te, in particolare, queste regole dovrebbero essere rivolte a genitori, docenti, educatori o in generale a tutti? Allora, innanzitutto grazie per la proposta, mi sembra veramente intrigante, dovremmo coinvolgere magari delle associazioni, degli enti, delle università che abbiano gli strumenti anche per fare delle rilevazioni, e questa cosa mi sembra molto interessante. A chi va rivolta questa? È un problema di tutti, secondo me, è un problema di tutti. Poi bisogna distinguere il livello istituzionale dal livello, diciamo, poi di sensibilizzazione culturale. Io credo che però si possa fare un gran lavoro, ma credo che questa diventerà sempre più un'emergenza. Io credo che siamo già quasi al picco, visto che sì, una parola che si usa purtroppo tanto adesso, però siamo a un livello con la pandemia veramente fuori controllo. Fuori controllo, sì, sì. Infatti. Va bene, io direi, se tu hai qualche altra domanda da parte del pubblico fondamentale, ecco, ce n'era una che mi era sfuggita, sì. Ci tenevo a dirla, di Claudia. Lei dice, non obbligo mai i miei studenti a mostrarsi in video, la scuola però chiede in un regolamento dell'istituto di farlo. Sto sbagliando? Io credo che non stia sbagliando, perché in effetti addirittura mi raccontava un'amica, tanto per raccontare anche le testimonianze di vita vissuta, a sua figlia era stato chiesto di togliersi il cappuccio durante la lezione per essere assolutamente identificabile, come se poi una ragazzina non potesse essere riconosciuta semplicemente con il viso che emergeva dalla felpa. E invece no, è obbligatorio, vero, mostrarsi in volto. Quindi in questo senso le lezioni di didattica a distanza possono anch'esse diventare uno strumento pericoloso, perché ad esempio se un ragazzino si mostra insieme a tutti gli altri e fa qualcosa di inopportuno, potrebbe essere registrato e poi pubblicato altrove. Quindi anche loro dovrebbero stare attenti durante ogni singolo istante che trascorrono online. Guarda Valentina, credo che sia un problema tra l'altro anche proprio degli insegnanti. Io ho incontrato degli insegnanti che non volevano appunto fare la didattica a distanza perché alcuni alunni potevano registrarli e usare quei video impropriamente. Quindi c'è la possibilità o di fare screenshot o di registrare proprio interi video, certo, con dei programmi appositi. Quindi questo è oggettivamente un problema. C'è anche una domanda di privacy che diceva, se io condivido un'immagine il volto coperto, c'è la possibilità di ricostruire il volto? Quello no, nel senso siamo abbastanza sicuri, quindi tutto sommato. Poi oddio, attenzione che arriveranno degli strumenti di intelligenza artificiale per ricostruire poi i tratti del volto, ma questo è un altro tipo di problema, non vogliamo affrontarlo adesso. Io credo che quello che è emerso oggi, tutto sommato, è un problema, ripeto, più che altro culturale, più che altro di sensibilità dei genitori e di tutti quanti che usano questi strumenti. Poi gli aspetti tecnologici vengono, secondo me, in secondo piano. È un problema culturale, secondo me.
Sono assolutamente d'accordo con te e infatti ti invito a divulgare il più possibile questo tuo libro che mi sembra abbia una funzione etica, soprattutto in questo momento della nostra vita in cui appunto il digitale sta pervadendo e anche la scuola digitale sembra, alla luce degli ultimissimi fatti, delle ultimissime notizie, essere la nostra realtà per i prossimi mesi. Gianluigi, veramente ti ringrazio e immagino ti ringrazieranno tutti i nostri follower, vedo tantissimi commenti, sono molto felice, spero che questo video possa essere rivisto, seguito e soprattutto utilizzato in senso utile. Grazie ancora a tutti. Grazie Valentina, chiedo a tutti a questo punto, se volete, di condividere il video YouTube sulla pagina che verrà condiviso da Mondadori, il video YouTube mandatelo ai genitori a questo punto. Esatto. Okay? Ciao a tutti, buona serata, ciao!